Ciao a tutti, oggi vediamo come gestire il centro degli oggetti, il cosiddetto pivot, all'interno di Blender. In qualsiasi software di modellazione 3D è molto importante imparare fin da subito a gestire il cosiddetto pivot o pivot, a seconda di come si vuole pronunciare, di ogni oggetto, che in Blender si chiama semplicemente centro. Infatti il pivot non è altro che il centro di ogni oggetto. Se noi selezioniamo qualsiasi tipo di oggetto, vedete che c'è un punto in particolare da cui partono gli assi, quelli che usiamo per semplicemente modificare, ruotare gli oggetti. Questo è il centro o pivot. Perché è necessario questo elemento? Perché è quello che permette ai programmi 3D di sapere dove un oggetto è collocato rispetto al centro del mondo, che è questo, e quindi sapere in ogni momento non la sua posizione e soprattutto anche come gestire le rotazioni. Infatti, quando si parla di rotazioni e soprattutto poi quando si parla di animazione, questi concetti sono fondamentali. L'orientamento degli assi diventa qualcosa di molto importante per riuscire a lavorare correttamente. Infatti, l'orientamento degli assi in un software 3D non è sempre uguale. Da un software all'altro può cambiare l'ordine in cui gli assi sono disposti, quindi per esempio noi vediamo che qui abbiamo X, Y e Z in questa posizione, ma questo non vuol dire che in un altro software 3D X e Y non possano essere posizionati diversamente. Per esempio, in molti programmi la Y è direzionata verso l'alto, ma non solo tra un software e l'altro ci sono queste differenze, ma anche all'interno dello stesso software. Questo perché diverse tipologie di visualizzazione del centro degli oggetti e quindi del pivot possono dare risultati diversi. Selezioniamo un oggetto qualsiasi, io per esempio prendo il vaso, vediamo in alto che abbiamo questa tendina ed è esattamente quella che ci permette di visualizzare un determinato tipo di assi, che ovviamente partono sempre dal nostro centro. Attualmente noi stiamo vedendo gli assi globali. Cosa significa? Che sono gli assi del mondo, infatti vedete che sono direzionati nella stessa direzione, ci sono anche i colori rosso, blu e verde. Io però potrei volere vedere gli assi locali. Locali vuol dire di questo singolo oggetto. Andiamo a vederli. Vedete che in questo oggetto già la freccia della Z è direzionata da un'altra parte. Questo perché? Perché quando è stato creato, questo oggetto era direzionato diversamente. Andiamo a vedere la bottiglia. Vedete che ha una visualizzazione diversa. Andiamo a vedere il computer locale. Non cambia niente. Questo perché? Perché il monitor è stato creato a partire da un cubo standard di Blender, quindi non è stato modificato particolarmente nell'orientamento dal punto di vista degli assi, è sempre rimasto nella stessa posizione. Ci sono poi altri tipi di visualizzazioni, per esempio la visualizzazione rispetto alle normali, che di cui abbiamo parlato nel video precedente, gimbal, oppure per esempio rispetto alla viewport che stiamo guardando in questo momento. Quindi noi abbiamo gli assi specifici del nostro punto di vista. Vedete che se noi ci spostiamo gli assi continuano a essere visti di fronte a noi. Questo è utile perché se vogliamo fare un certo tipo di spostamento rispetto al nostro punto di vista diventa più semplice rispetto per esempio a usare uno spostamento di questo tipo. Diciamo che ci sono tutti gli strumenti per aiutarci a usare il tipo di assi che più ci serve. Facciamo l'esempio più pratico. Se io prendo questo oggetto, vado in visualizzazione degli assi globali e lo ruoto. Adesso torno a volerlo muovere, vedete che gli assi sono rimasti fondamentalmente uguali. Quindi se io volessi spostarlo, lo posso spostare lungo, diciamo, la direzione di questi assi. Se io però volessi spostarlo lungo la direzione in cui lui è inclinato per avere con precisione l'asse verso cui sta puntando, dovrei andare in visualizzazione locale. Vedete che ora mi fa vedere gli assi dell'oggetto, visto che l'oggetto l'ho ruotato, anche i suoi assi sono ruotati. E quindi io adesso posso con precisione andare, per esempio, a spostarlo lungo il suo asse. Se invece vado, per esempio, a modificare rispetto al mio punto di vista, vedete che questi sono rimasti invariati. E se cambio posizione rimangono invariati ancora, quindi io posso spostarlo sempre lungo il mio punto di vista. Quindi questo ovviamente è un valore fondamentale da conoscere perché ci permette di lavorare meglio. Questo è però solo un aspetto che riguarda gli assi e il centro dei nostri oggetti, ma c'è un altro aspetto molto importante, perché il centro dei nostri oggetti, come avrete capito, è quello da cui partono le trasformazioni che noi applichiamo ai nostri oggetti, quindi proprio il movimento, la rotazione e anche la scala. Se adesso scalo questo oggetto, viene scalato ma viene tenuto
il centro sempre fisso, per quello si chiama anche pivot o pivot, nel senso che è un perno. E questo perno viene utilizzato per applicare tutte le altre modifiche. Per esempio, se io prendo questa scritta, vedete che il perno è qua di lato. Quindi se io vado per esempio a scalarlo, la scala parte dal punto più basso e quindi rimane sempre appoggiato al tavolo, anche se io vado a scalarlo. E quindi qui la domanda sorge spontanea: posso cambiare il centro del nostro oggetto? Assolutamente sì, ed è fondamentale sapere come, perché ci permette di modificare il tipo di operazioni che noi possiamo fare sopra e soprattutto quando si va poi ad applicare un'animazione, il tipo di animazione. Per cambiare il pivot del nostro oggetto si possono applicare diverse strategie. Facciamo l'esempio più classico, che è quello di una porta o di uno sportello che si deve aprire. Creiamo un oggetto nuovo, creiamo un cubo, gli diamo una forma vagamente simile a quella di una porta. Vedete che però il centro di questa ipotetica porta è esattamente al centro del cubo, della mesh. Quindi per esempio, se io volessi usare le opzioni di snap che abbiamo già usato, devo stare attento a quello che seleziono, perché se io adesso volessi allinearlo al vertice di questo piano per fare in modo che si venga ad appoggiare al pavimento in modo preciso, devo stare attento a non selezionare il centro, perché il centro è qua. Quindi se io selezionassi il centro e attivassi lo snap e andassi a dirgli allineami questo oggetto al pavimento, per esempio basandomi sul vertice, vedete che la porta viene spostata, allineata rispetto al suo centro, e alla stessa maniera succede a qualsiasi oggetto io lo voglia andare a allineare. Nel caso dell'allineamento possiamo semplicemente cambiare e dire fai lo snap rispetto al vertice più vicino, che in questo caso è quello in basso, quindi io posso semplicemente allinearlo in questo modo e poi andarmelo a spostare. Però io potrei semplicemente cambiare la posizione del pivot, metterlo qui in fondo o comunque in corrispondenza di questo vertice, e a questo punto io avrei il perno esattamente qui. Oltretutto questo ci serve anche per un'ipotetica animazione. Se io voglio far aprire questa porta, in questo momento io la vado a ruotare e ruota verso il centro, quindi andrebbe bene solo nel caso di una porta di quelle scorrevoli, oppure se fosse un'animazione di questo tipo. Ma se voglio farla aprire come davvero una porta con un cardine su un lato, devo andare a cambiare la posizione del mio centro. Per cambiare la posizione del centro possiamo fare diversi modi. La prima è andare qui in option e cambiare l'origine. Quindi da questo momento vedete che sono spuntati gli assi più grandi. Io posso visualizzare l'origine e posso andare a selezionarmi anche gli assi per poi spostarli. Visto che ho lo snap attivo, io posso anche fare lo snap direttamente dove volevo io. Ora poi bisogna ovviamente stare attenti e disattivarla questa opzione, perché se io vado a fare delle modifiche come la rotazione, io vado a ruotare gli assi, mentre io non voglio. Ovviamente io, se avessi necessità, lo potrei fare, ma non è il mio caso. Voglio disattivare. Siamo tornati alla modalità di visualizzazione e adesso vedete che posso ruotare la mia porta, che viene effettivamente aperta come una porta normale. C'è però un altro modo per farlo, ed è allinearlo al, per esempio, 3D Cursor. Il 3D Cursor non ne abbiamo ancora parlato, ma è semplicemente un puntatore, questo. Di default è settato, diciamo, all'origine del mondo, ma io posso usarlo come, diciamo, un segnaposto. Io posso andare a posizionarlo ovunque nel mio spazio 3D, tenerlo lì e poi fare delle operazioni per utilizzarlo per allineare altri oggetti. In questo caso cosa possiamo fare? Per esempio cambiamo il lato, possiamo entrare all'interno di una mesh e dire di allineare il nostro centro a un vertice preciso. Quindi noi ci selezioniamo il nostro vertice, andiamo in mesh, andiamo in snap e gli possiamo dire prendi il mio cursore e lo allinei a quello che io ho selezionato, che in questo momento è il vertice. Ovviamente potrei farlo, come vedete, all'origine del mondo, alla griglia, eccetera. Cliccando vedete che il 3D Cursor mi finisce esattamente sul vertice che ho selezionato. A questo punto io esco dalla modalità Edit Mode, vado in Object e c'è Set Origin. E a questo punto io posso dargli diversi tipi di allineamento, come vedete, ma quello che mi interessa è allineare l'origine al 3D Cursor. Quindi lui mi allinea l'origine, il centro, o il pivot dell'oggetto, come vogliamo chiamarlo, al punto che ho selezionato con il 3D Cursor. E quindi adesso siamo di nuovo nella situazione in cui possiamo andare a fare le modifiche che vogliamo. Da qui poi ci sono ovviamente tanti altri modi. Per esempio io potrei dire a questo oggetto, semplicemente selezionandolo, andiamo in Set Origin e digli metti l'origine al centro della geometria, che ovviamente viene calcolato rispetto alla forma che ha questa geometria. Oppure, come avete visto, al centro di massa, quindi della superficie, o come volume, e quindi questo cambia ovviamente le impostazioni.
Quindi se non volete una cosa specifica, ma a volte succede che modellando il centro venga spostato fuori dall'oggetto, volete riportarlo dentro anche se non vi serve una posizione specifica, ma diciamo una posizione media interna, potete usare anche queste scorciatoie. E poi da qui allo stesso modo posso anche applicare lo spostamento, che dipende tutto dallo scopo che abbiamo. Quindi se per esempio io volessi avere un'animazione di questa bottiglia che ruota attorno a questo vaso, potrei farle in mille modi diversi. Se voglio utilizzare una semplice rotazione, mi basterà fare in modo che il suo centro sia corrispettivo alla posizione del vaso. In questo modo, essendo il centro esterno, quando io vado a ruotare la bottiglia ruoterà attorno al suo centro, cioè questo. E quindi io per esempio potrei selezionare questo oggetto, andare in Edit Mode, fare Cursor to Selected, che avendo selezionato tutti gli oggetti chiaramente mi corrisponderà al centro stesso della mesh. E ora che ho il 3D Cursor piazzato dove voglio, posso dire, selezionando la bottiglia, selezionami l'origine e me l'allinei al 3D Cursor, che in questo caso è esattamente in questa posizione. Quindi ora il centro di questo oggetto, vedete, è qui. Io per spostarlo devo per forza andare, disattivo lo snap, dove è il suo centro. A questo punto io vado a ruotarlo ed ecco che di fatto mi va a orbitare attorno al vaso. Questo non perché sia collegato al vaso, perché io il vaso lo posso anche spostare, ma semplicemente perché ho spostato il suo centro in un punto esterno. Ripristiniamo. Quindi abbiamo visto come lavorare con l'origine degli oggetti, il cosiddetto pivot o centro, sia per orientare gli oggetti e spostarli e ruotarli in maniera corretta, sia per applicare delle modifiche specifiche sugli oggetti su cui stiamo lavorando. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video è stato utile. Noi ci vediamo al prossimo video.